segnalisce i baffi incredibili, quanto sono belle mie figure incredibili, Arturiuccia incredibile nero, Claudius, l'artwork dei Nasuverse, mamma mia. Sento odore di cultura nasuversica. Il cameraman finalmente è pronto. Devo correre, correre. Oh, mamma mia. Finalmente ho finito. Ora il King sarà contento dopo che mi ha fatto scrivere per tempo incredibile tutti questi fogli assurdi nasuverse. Ma soprattutto perché la spada del King sta splendendo. Vabbè, non lo so, incredibile. Adesso finalmente posso andare a pranzo. Incredibile, King, 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 King. Cosa vuoi, King? È ora di andare a pranzo. No, Baldo giovane. Qui sento odore di cultura nasuversica. È arrivato il momento, Baldo giovane. Stai per diventare un adepto ufficiale del King e assimilerai tutto quanto incredibile. Senti, sono stanco, devo andare a mangiare. No, non puoi. Ho un regalo per te, Baldo giovane. Aspetta. Tieni, Baldo giovane, un premio per la tua bravura. Tieni. Cos'è questa cosa, King? Questo è un regalo del King incredibile al nuovo adepto del Nasuverse, che sei tu, Baldo giovane. Indossala e verrai trasportato in un posto ricco di godimento nasuversico. Mamma mia, vai, indossala, indossala. Ma io volevo pranzare. Indossa questa corona. E vabbè, facciamo contento il King, lo vedo bello emozionato. Io volevo solamente pranzare, ragazzi. Pensate voi, incredibile. Vabbè, io dovrei credere che mettendomi questo affare verrò teletrasportato da qualche parte. Ma non scherziamo, dai. Non scherziamo, per favore, dai! Ma che cazzo? Ragazzi, buon Godday e benvenuti, incredibili, nell'episodio prologo della serie sul King, l'ultima famosissima serie che ho deciso di portare su questo godoso canale incredibile. E dato che volevo realizzare una introduzione di video spettacolare al limite del godimento, ragazzi, vi presento la mia Godo Caverna. Vogliamo rompere questo cliché che solamente Batman ci poteva avere la Batcaverna? No, ragazzi, è possibile avere una fottutissima caverna del Godo, ragazzi. Ovviamente io qui ci sono arrivato tramite questa coroncina che mi ha regalato il King, altrimenti non sarei mai arrivato in questo posto pieno di cultura nasuversica e animali incredibili, ragazzi, perché la gente si preoccupa del ragno violino. Qui, ragazzi, non c'è solamente il ragno violino, qui, ragazzi, c'è l'intera orchestra di ragni violini incredibili. E tanto per mettere i puntini sulle i, ragazzi, belli, c'è chi c'ha una cantina, c'è chi c'ha un giardino, c'è chi c'ha la taverna e c'è chi c'ha la grotta incredibile, ragazzi. Più godo c'hai e più puoi arrivare a raggiungere delle cose incredibili, ragazzi. Mi sono appena ricordato che avrei dovuto forse dare una pulita incredibile forse a questa grotta incredibile, che poi voi giustamente mi starete a dire: ma come fai a pulire una grotta? Sì, avete ragione anche voi. E se vi state chiedendo come mai l'inquadratura è così schiacciata verso questa parete, è perché da quella parte ci sono dei residui che gli operai hanno lasciato quando io ho preso l'ufficio l'anno scorso. Nessuno è mai venuto a prenderli e quindi c'ho questo angoletto che diciamo che è pulito, incredibile. Tra l'altro c'è anche quella luce che si è fulminata, però ringraziando il Godo, quella là dietro funziona, che mi illumina tra l'altro tutte le ragnatele, ragazzi, non potete capire, c'ho un Tetris di ragnatele davanti. E se vi state chiedendo ma da dove l'hai tirata fuori questa grotta, ragazzi, ce l'ho dall'anno scorso, perché era compresa nell'ufficio e io per un anno ho detto: come posso sfruttare una grotta sus? Aspetta, aspetta, aspetta. Poi l'ho unita alla questione della serie del King e alla fine, dopo un anno, vicino al secondo anniversario del canale e il mio primo anno completo in ufficio, ho detto: è il momento giusto di svelare il posto del godimento incredibile. Detto questo, ragazzi, arriviamo al sodo incredibile. Ci hai spiegato la grotta sus, ma questa serie del King di cosa parlerai mai nella serie del King, ragazzi? Cari amici miei, come posso introdurvi la serie del King? Io forse vi avevo parlato un pochino di questa serie l'anno scorso nel video di programmazione del canale. Vi avevo accennato che una serie che avrei voluto portare era proprio una serie che parlava del Nasuverse. Avremo tempo e modo, ragazzi, di parlare del Nasuverse in tutte le sue forme, colori e dimensioni incredibili, però ovviamente per fare proprio una minuscola definizione sus, con questa parolina incredibile Nasuverse intendo tutte le opere create dalla Type Moon sotto la supervisione di Kinoko Nasu e Takashi Takeuchi, e non, perché ci sono anche altri autori esterni, che tutte raggruppate formano appunto un universo al quale è stato dato proprio il nome di Nasuverse, composto dalla parola verse, che vuol dire ovviamente universe, e da Nasu, che ovviamente fa parte del cognome di Kinoko Nasu, che è il fondatore della Type Moon, casa di produzione di tutti questi bei giochi, manga, anime. E questa serie, ragazzi, io la volevo iniziare, pensate, l'anno scorso,
appena dopo l'arrivo del King, il personaggio incredibile fissato con Nasuverse, in questo ufficio incredibile sarebbe dovuta iniziare la serie del Nasuverse. Il problema che si è creato con questa serie è che io avevo in mente di realizzarla in maniera troppo perfetta per gli standard al quale io sono adesso. Il Nasuverse è probabilmente il franchise della mia vita, lo posso dire col cuore in mano, è tra le cose che io ho adorato di più nella mia crescita. C'è stato un periodo della mia vita in cui giocavo praticamente solo a WoW ed ero fissato col Nasuverse, ragazzi. Due amori che mi hanno cresciuto tantissimo. E il mio progetto del Nasuverse era creare questa specie di serie documentaristica fatta super professionale con un episodio dedicato a ogni opera del Nasuverse, con episodi extra che parlano dei personaggi, master, servant, contesti storici, argomenti incredibili, insomma cose incredibili. Però io a un certo punto ho realizzato una cosa molto semplice, cioè che come potevo realizzare questa cosa con i miei mezzi attuali? Domanda lecita. E lì allora mi sono abbastanza depresso e quindi ho aspettato giorni, settimane, mesi, siamo arrivati quasi a un anno da quando volevo proporla sul canale, e allora ho detto tra me e me: senti, io la voglio iniziare a proporre questa serie, non sarà mai nella vita come avevo in mente di farla io, la realizzerò con i mezzi che ho adesso. E infatti questa serie devo ancora decidere quale sarà il nome, però sicuramente a fine del nome ci sarà un alfa, come per dire, avete presente quando un videogioco è in alfa, poi c'è la beta e poi c'è la versione finale. Ecco, questa serie sarà una serie in alfa, perché io ho assolutamente intenzione di riproporla in futuro in beta e proporla in futuro alla sua perfezione massima quando avrò i mezzi, magari collaboratori esterni, le cose cambieranno ancora di più nella mia vita godosa, e allora si potrà parlare di fare una serie super professionale. È un mio desiderio che vorrei riuscire a realizzare con il tempo. Questo ancora prima della palestra, ancora prima del Godoverse, ancora prima di tante altre cose. Io quando ero ragazzino, quando vi dicevo poco fa del mio periodo WoW più Nasuverse, io lì volevo aprire un canale YouTube, che poi ovviamente non ho mai aperto, ma il canale YouTube che avrei voluto aprire all'epoca era un canale dove c'erano gameplay di WoW, e l'altra cosa, avrei voluto parlare del Nasuverse. Poi ovviamente non è successo, le cose sono andate in un'altra parte, però mi fa piacere che dopo più di 15 anni quasi mi ritrovo in una grotta sus a iniziare a parlare del progetto Nasuverse con pochi centesimi, quindi fatta proprio così, con il cuore e il King che mi farà compagnia incredibile, e vedremo che succederà, ragazzi. Io sono veramente felice, sono veramente curioso. Quando intendo che la serie del Nasuverse doveva essere una cosa molto perfetta, era perché io già dall'anno scorso volevo unire due cose addirittura: la parte di appunto descrizione delle cose, quindi la parte dove io magari parlo di un argomento, di un personaggio, di una serie eccetera, sempre del Nasuverse, e poi io ci avrei voluto unire la parte gaming. Con parte gaming intendo che io avrei giocato facendo delle perfect run su determinati giochi del Nasuverse, dove avremmo visto tutti i finali, tutte le possibilità, tutti i dialoghi eccetera eccetera eccetera, che poi si sarebbero sommate queste due cose per creare l'episodio perfetto di questa serie incredibile. Ragazzi, capite che nelle mie condizioni è una roba impossibile. E ripeto, questa è proprio un'introduzione sus. Adesso io mi levo la corona, ci riteletrasportiamo in ufficio e arriviamo alla parte più succosa di questo episodio prologo, cioè mostrarvi cosa vuol dire nerdare a livello mio sul Nasuverse per anni. Ovviamente quando intendo è nato da me, intendo è nato dal King, ragazzi, sono solamente l'adepto del King, ragazzi, è lui quello fissato con la cultura Nasuverse che addirittura nel Godoverse, ragazzi, io sono solo un povero adepto sus, dalla sua mente incredibile un po' della mia che ho scritto. Ho creato una cosa che ha il nome in codice di Project Mondo, che è una mappa che io aggiorno ogni tot anni. Infatti vi farò vedere la versione semi-attuale, perché dovrei farne un'altra ancora, però diciamo questa è la più attuale che ho, dove in una mappa assurda io collego tutte le opere del Nasuverse tramite un ordine che il King ritiene perfetto e che io dico può funzionare alla grande, ragazzi. Sì, è una cosa abbastanza fuori di testa, ma alla fine della fiera, se raggiungi il Godoverse, ragionare in questo modo incredibile, ragazzi, è una cosa quotidiana incredibile. Speriamo che con il tempo, ragazzi, godoso, cambieranno un sacco di cose, magari un giorno riuscirò a fare una versione senza l'alfa, senza il beta, la versione definitiva, che sarà proprio una cosa documentaristica, che unisce il lato gaming, il lato intrattenimento, il personaggio del King, la mia presenza incredibile, per creare un documento digitale finale di amore mio nei confronti del Nasuverse incredibile, che mi ha accompagnato per tutta la mia crescita e finalmente alla mia veneranda età di 27 anni ho la possibilità di parlarne incredibile. Ragazzi, ci vediamo in ufficio. King, incredibile Baldo, giovane, adesso sei un adepto del King e adesso è il momento di mostrare Project Mondo, 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 Mondo. 3, 2, 1, ragazzi. E adesso ecco Project Mondo. King! Ragazzi, è tutto vero, incredibile. Guardate il King com'è felice. Questo, ragazzi, è Project Mondo, a.k.a.
il modo in cui io parlerò della serie del Nasverse insieme al King, ovviamente. King, 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 King! Questa calcolate che è la versione aggiornata a circa un anno e mezzo fa. C'è ovviamente la versione precedente, quelle prima credo di averne forse una addirittura di quando ero ragazzino, però queste ultime degli ultimi 6 anni sono quelle che mi sono venute meglio, incredibile. Adesso il King vi spiegherà come si legge tutto questo e poi ne parleremo un minimo, ragazzi, vi prometto, altrimenti il video avrebbe probabilmente di 3 ore, ma avremo tempo e modo di parlare di tutto questo, ragazzi. Capite quando facevo il discorso della professionalità e come volevo farlo in maniera sus? Adesso avete capito, ragazzi. Tra l'altro, ripeto, mancano alcune cose da aggiornare che, ripeto, probabilmente ne farò un altro aggiornato al 2024, perché ad esempio manca Fate Remnant, che è uno degli ultimi giochi appunto del franchise di Fate, che non ho messo, che andrebbe messo nel foglio numero 3, parte centrale. Come introduzione va bene, ragazzi, ripeto, è giusto al 96%, mancano quelle cosine finali. Comunque, King, allora, come si legge? La partenza è ovviamente la parte centrale, dove potete leggere Fate Stay Night, che è la base di tutto, incredibile. Dopo si scende nella parte sotto, si sale tramite linee di universo diverse, incredibili, poi si gira di qua, si scende qua, si scende qua sotto e si appare direttamente qui sopra, dove c'è Fate Grand Order, e poi si scende, si scende, si scende, si scende e ci si ricollega alla parte iniziale. Incredibile. Grazie, King, di aver fatto una cosa molto precisa e indolore. Allora, ragazzi, adesso ci sarà un altro taglio incredibile. Adesso che vi ho fatto questo piccolo trauma sus, così almeno potete digerire tutto questo, ragazzi belli, io mi metto sulla scrivania godosa incredibile e analizzeremo brevemente, ve lo prometto, ve lo prometto, ve lo prometto, ve l'ho detto 3 volte, foglio per foglio, tanto per dire qualcosina di spicy, perché altrimenti, ragazzi, come posso, ormai ho liberato il mio lato Nasverse, che fai, te ne privi di parlarne un pochino? E no che non te ne privi, ragazzi, quindi taglio incredibile, ci vediamo tra poco dove parleremo un pochettino di questo Project Mondo. Ragazzi, eccoci qua, incredibile. Voi non lo sapete, ma io ho fatto una pausa pranzo perché era necessario, ragazzi, c'avevo una fame bestiale. Ho messo a nanna il King, così almeno questa parte finale la posso fare io, che sono un pochino più, diciamo, sintetico di lui, perché altrimenti, ragazzi, mi rendo conto che questo video verrebbe lungo, penso, ore, se il King si mette a parlare di queste cose incredibili. Metta a posto il microfono, ragazzi, perché il microfono oggi è dispettoso. Il King gli ha spiegato più o meno come si legge tutto questo bendigodo. Però volevo cercare di fare qualcosa di un pochino più spicy, tanto per mettere qualche puntino su lei. Se vi state chiedendo come fai a tenere i fogli in maniera così perfetta in piedi mentre tu ci spieghi le cose incredibili, è molto semplice, ragazzi. Ho una scatola di ferro rimediata in una cantina sus che riesce a stare in piedi, è l'unica che sta in piedi perfettamente. Infatti potete vedere delle corna perché ha forma di cervo, ve la faccio vedere. Ecco, adesso che vi avete avuto un incubo per tutto Natale, possiamo tornare al video e mi regge i fogli in maniera perfetta, ragazzi. Allora, sicuramente il primo video, spoiler, sarà ovviamente su Fate Stay Night, che come puoi vedere è al centro esatto praticamente di tutto quanto, perché Fate Stay Night, oltre a essere la prima opera che normalmente un nuovo adepto del Nasverse conosce, e ovviamente nel caso mio la prima opera del Nasverse che ho giocato ai tempi d'oro, non so se potete leggere incredibile, però una particolarità di mondo è che io, oltre ad aver messo e scritto insieme al King ovviamente tutte le opere del Nasverse incredibile, ho anche messo alcuni appunti di lore, quindi qualche descrizione che può essere il nome di una guerra del Sacro Graal, come è messa nella timeline, frecce incredibili, insomma, un mondo è ricco di contenuto. E giustamente voi mi starete dicendo, ma santissimo il godo, caro Zoe l'incredibile, ma che cazzo stai a dire? E c'avete ragione, ragazzi, perché io mi sto rendendo conto adesso che descrivervi un qualcosa del genere senza andare nel deep, come dire, potrebbe risultare che io stia dicendo delle frasi sataniche godose, ragazzi miei. Effettivamente un po' lo sembra, però proprio granellini di lore così, uno dei capostipiti di tutto Nasverse, e concetti chiavi sono le guerre del Sacro Graal. Cosa sono le guerre del Sacro Graal? Sono delle guerre dove ci sono dei servant e dei master che si combattono fra di loro, e con la coppia rimanente potrà ottenere il potere del Sacro Graal, che può esaurire qualsiasi desiderio. Detta proprio, ragazzi, la cosa più semplice del mondo, ragazzi, senza fare eccezioni, cavoli e mazzi, tranquilli, ok. Bisogna specificare anche la guerra di quale tipologia è, perché ci sono una roba come 15 tipologie di guerre del Sacro Graal diverse. Questa è la guerra del Sacro Graal di Fuyuki, dove si ambienta Fate Stay Night, che sarà la prima opera appunto che affronteremo, incredibile. Prima ho messo le precedenti guerre di Fuyuki come cronologia sus, potremmo speculare su di loro perché ci sono un po' di informazioni che vi racconterò poi come io ricavo le informazioni tramite la wiki, tramite altre fonti incredibili. Sappiate che la wiki dice molte cose vere, ma dice anche un sacco di cazzate, perché la wiki pubblica del Nasverse è scritta da fan, e non tutti i fan, come dire, sanno tutte le cose sus, quindi fanno collegamenti sus, mica tutti hanno, come dire, questo
mondo incredibile, che per carità segue delle regole del King incredibile, però come dire, tutte le cose sono a suo posto incredibile. Dopo aver fatto Fate/stay Night, parleremo di Fate/stay Night, ovviamente non giocherò purtroppo Fate/stay Night, come vi ho detto all'inizio del video, perché se ci metto pure la parte di gameplay, a parte che il risultato verrebbe una monnezza, perché non è mai nella vita come lo voglio io, purtroppo un po' mi dispiace, parlerò sicuramente dell'anime, perché l'anime di Fate/stay Night lo hanno visto tutti quanti, parleremo di tutte e tre le route, la route Unlimited, la route Heavensfield e la route Destiny, incredibile, quindi parleremo dell'anime, gli anime, i manga che hanno a che fare con Nasuverse, anche le light novel quando sarà necessario, incredibile, ve ne parlerò nel video, ma se voi vi aspettate la parte di gameplay è proprio un dolore al cuore che la devo levare, la metto in un cassettino, ragazzi. Un giorno vi prometto, ragazzi, che giocheremo i giochi fondamentali del Nasuverse, che per me è fondamentale, vuol dire tutti, compreso Fate Grand Order, incredibile, andando nel deep della lore, parlando di cose spice, incredibile, però purtroppo, ripeto, questa è una versione alfa e quindi ci dobbiamo accontentare di video simpatici e godosi dove parlerò di tutto quanto in versione alfa, poi ci sarà la beta e poi ci sarà la parte definitiva. Poi dopo aver fatto Fate/stay Night, ovviamente andremo su Fate Zero, capostipite di lore fondamentale, e poi andremo sempre dritti verso Fate Hollow Ataraxia, uno di quei Fate che la community continua a dire lo conosco, incredibile, però purtroppo ogni volta viene troppo maltrattato, perché nonostante il fatto che sia canon, che sia tecnicamente il terzo della prima linea incredibile, come dire, non è proprio trattato benissimo, un po' perché è un po' sus Fate Ataraxia, ha uno dei miei più grandi amori nel naso verso, cioè la bellissima Basette, però come dire, ci dobbiamo lavorare su Fate Hollow Ataraxia. Poi incredibile, torneremo probabilmente indietro e seguiremo la route in alto che si collega a Fate Zero, perché parleremo di Lord Elmeloy Case File, incredibile, una serie che nasce come seguito di un personaggio che incontreremo in Fate Zero chiamato Waver Velvet, e seguiremo le sue avventure quando cresce e diventa un maestro alla Torre dell'Orologio. E voi mi direte, che cos'è la Torre dell'Orologio? Semplice, amici cari. La Torre dell'Orologio, e in generale quest'opera qui, tratta di una tematica diversa dalle guerre del Sacro Graal. Quali sono le altre tematiche che girano attorno al mondo di Fate? Oltre alle guerre del Sacro Graal abbiamo il mondo della Chiesa, che poi sfocerà in Tsugime con i vampiri, Dead Apostolo e tanta altra roba incredibile, e il mondo della magia. Il mondo della magia che si collega ovviamente indirettamente alle guerre del Sacro Graal. Questa tratta soprattutto del mondo della magia, e parleremo ovviamente di tutti i casi incredibili, cose belle belle belle. Poi ora mi prenderete per una persona godosa a livelli incredibili, ovviamente è colpa del King, ricordatevelo. Queste sono le linee temporali, ho scritto delle lettere che hanno a che fare con il multiverso canon di tutto questo, ragazzi, perché una grande differenza fra chi ragiona così e chi ragiona in maniera diversa per quanto riguarda le opere del Nasuverse è che ci sono due strade di pensiero. C'è chi pensa che tutte queste opere facciano parte del Nasuverse, ma ognuna come delle bolle che stanno vicine, ma ognuna sta per i cazzi suoi. E poi c'è chi si vuole complicare la vita come me. È vero, sono opere distanti, ma sono tutte in uno stesso universo, in uno stesso piano temporale incredibile, diviso però in linee temporali diverse, quindi che creano un multiverso che si fonde su una linea principale, ragazzi. Quindi sono come 8 line incredibili che però sono collegate alla prima e che si muovono nello stesso tempo e spazio. Oh mamma mia, quanto sarà divertente parlare di queste cose, non avete idea. Dopodiché scenderemo e andremo verso Fate Prototype, perché Fate Prototype dà l'idea di prototipo. Infatti Fate Prototype sarebbe il prototipo di Fate/stay Night. Tanto per dire una cosa simpatica, se in Fate/stay Night c'è la meravigliosa Artoria, in Fate Prototype c'è Re Artù. E voi mi direte, ok, ma sono lo stesso personaggio? Sì, sono lo stesso personaggio, solo che uno è maschio e uno è femmina, e parleremo anche di questa cosa incredibile. Dopo Fate Prototype, come potete vedere, c'è Fate Prototype Fragment of the Sky, che sarebbe la versione di Fate Zero, tra 5.000 virgolette, però nei confronti di Fate Prototype, quindi sarebbe il prequel, come Fate Zero lo è di Fate/stay Night, Fragment of the Sky lo è di Fate Prototype, e anche lì ci sono personaggi incredibili che impareremo a conoscere. Andando sempre di sotto, che però si collega incredibilmente alle altre due, c'è Fate Labyrinth. Ora, Fate Labyrinth è un pochino un labirinto, se vogliamo, perché quell'opera sus che tu dici esiste, si collega anche e ha una cosa fondamentale all'interno, ma per qualche oscuro motivo non se lo caga mai nessuno, e gli daremo un pochino di amore. A me piacerebbe comprare l'edizione fisica di tutta questa roba qui, ragazzi, ma capite che è difficile. Un giorno vi prometto che avrò uno studio dedicato a Nasuverse, ma purtroppo non è ancora questo il momento sus. Qui ci sono delle scritte sus che hanno a che fare con delle divergenze che ci sono nella timeline di Fate Labyrinth, ma ne parleremo in quel video incredibile. Più o meno sono le cose generali del primo foglio, ragazzi. Aiuto, aiuto, prometto che andrò più veloce, ragazzi. Non volevo fare un video di 45 minuti, ma ahimè, mi sa che lo sarà. Foglio numero 2, incredibile. Qui è più veloce la situazione. Scendendo sempre di sotto, siamo sotto al foglio di prima, incredibile. Come potete vedere,
bene, andiamo in un ambientino sus, andiamo in qualcosa che ha a che fare con la terza guerra del Sacro Graal, che sarà una delle guerre più spicy, perché è una di quelle guerre che, come dire, distorce il tempo e lo spazio, perché quella cosina che se tu la prendi nella prima linea temporale succede una cosa, se la prendi nell'altra un'altra, se la prendi in quell'altra un'altra ancora, succede un sacco di cose. E qui parleremo di fetta apocrifa. Oh, oh, oh. Qui io rido perché quelle poche persone che nella mia lunga carriera da fan del Nasuverse, ovviamente intendo adepto del King, hanno seguito tutto questo, e voi starete chiedendo: ma hai avuto veramente persone che ti hanno dato retta in tutto questo? Sì, cari miei, ci sono stati e sono deceduti durante la strada, però quando erano vivi e mi davano retta in tutto questo e io gli introducevo a questo, mi avevano detto che ero molto bravo. Dire da me fetta apocrifa avrebbe fatto ridere molte persone, perché fetta apocrifa è la pecora nera della famiglia, ragazzi, è quell'opera che tu dici: ma perché? Io fetta apocrifa da una parte lo odio con tutto il mio cuore, ma allo stesso tempo io lo amo, perché dentro fetta apocrifa c'è una delle coppie master servant più belle di tutto il Nasuverse, e allo stesso tempo c'è una delle mie top waifu della vita del Nasuverse, che è Mordred. Quindi capite che io ho un amore nei confronti di fetta apocrifa, ma un odio viscerale per la creatura che è, soprattutto nei confronti del protagonista. Quante ne dirò su Sig, ragazzi, voi non avete idea, mi divertirò un mondo, ragazzi. Il King ancora di più di me, perché io cercherò di essere sempre buono e gentile, il King ci butterà tanto di quel veleno su quel personaggio che sarà divertente, incredibile. Dopo fetta apocrifa si collega quello che sarebbe il sequel di fetta apocrifa, che è Fate Lost Henjar, che è una parola appunto scandina, ma è incredibile perché è un'opera che, tra l'altro, è una delle più recenti, è uscito solo il primo volume, incredibile, introvabile anche online da leggere, però diciamo che con escamotage su sono riuscito a sapere molte informazioni. Quest'opera qui si collega a fetta apocrifa, la trama è molto spicy, introduce un sacco di meccaniche nuove nella guerra del Sacro Graal, e poi andiamo alla linea, e questa è la linea temporale di Fate Caelid Prismailia, mannaggia, uno degli anime più conosciuti della community del Nasuverse per i motivi sbagliati, perché è il famoso anime con le loli, Fandiglia, dove siete? Vi voglio vedere in questo momento storico, Io penso di aver conosciuto così tante persone che non sanno niente di tutto questo, che magari hanno solamente visto Sign of Fate/stay Night, Heaven's Feel, queste cose così, però conoscono Fate/stay, e per colpa di Fate/stay odiano tutto questo, perché pensano che siano solo loli in tutto questo, quando le loli sono solo qua. I giapponesi adorano questa linea temporale di Fate/Caliad, infatti è già stato annunciato un nuovo anime e un nuovo film, e ne parleremo tutto quanto, perché sono tipo tre serie più tutti i film, ragazzi. La cosa bella, l'incipit di Fate Caliad è una roba anche comedy, perché se tutte i Fate che vi ho detto fino adesso sono seri, questo ha un principio comedy, perché nasce da un equivoco sus spicy, che ne parleremo, però poi prende una strada di serietà e di morte incredibile, ne parleremo assolutamente di tutto questo. Dopo questo, ragazzi, si va al terzo foglio, queste righe sotto ve le dirò tra poco. Terzo foglio incredibile, qui è molto semplice, perché andiamo in un trip veramente importante, perché andiamo nel, tra virgolette, paradiso violaceo, per fare una citazione di Elden Ring, di Fate Extra. Qui, ragazzi, oh mamma mia, Fate Extra avrebbe bisogno di essere giocato, amici. E c'è una remaster che stanno facendo da anni e anni e anni, dovrebbe uscire il prossimo anno, anche qui lo vorrei portare come volevo portare Fate Remnant, che è quel Fate che non è scritto qui perché dovrei aggiornarlo, però purtroppo, come dire, sarà difficile portarlo. E come potete vedere, Fate Extra ha 3000 giochi al suo interno, e qui è nato il famosissimo meme delle Artoria Face, questo concedetemi di dirlo perché è importante, fa parte della community per quei pochi che ci sono, incredibili, cioè il fatto che Artoria, come io la chiamo il Pikachu del Nasuverse, Kinoko Nasu e Takeuchi adorano Artoria, incredibile, hanno detto: sai che ti dico, noi adoriamo Artoria, perché non cominciamo a prendere la faccia di Artoria e la spammiamo su altri servant, li facciamo tutti diversi, collegati alla lore principale, ma li facciamo Artoria like, ed è qui che è nato il meme del oh my god, ma se questa è Artoria e questa chi è allora? Ve lo dico, questa è Nerone. Non sto scherzando. Artoria? Nerone! Quello di Roma, che andò a fuoco Roma! Esatto! In questo caso è lei, una waifu incredibile. La cosa divertente è che lei è collegata tantissimo a lei! Ne parleremo, incredibile, di questa cosa. E ovviamente, per fare un completismo proprio spicy, alcuni di voi l'avranno visto. Il meme storico di Padoru Padoru è Nerone! Reso in versione chibi kawaii, che fa la danzetta sus. Tanto per fare una battuta sus. Abbiamo Fate Strange Fake, che non è ancora finito dopo anni, incredibile.
questo fate, passatemi il termine, nasce da un pesce d'aprile, non sto scherzando ragazzi. Poi qualcuno ha detto, ehi, ma se ci facessimo una serie così tanto per... ed è nato Fate Strange Fake, che è un fate che ha due guerre del Sacro Graal contemporaneamente con più di 14 servant. Oh mamma mia ragazzi, sarà il delirio. E poi qui sopra c'è Fate Requiem, uno dei più oscuri fate incredibile che nessuno conosce, ma allo stesso tempo sanno perché quel Requiem risale nelle loro menti godose. Uno dei deliri di onnipotenza per arrivare a Fate Requiem è capire il contesto storico di Fate Requiem. Siete ancora vivi? Io penso di sì ragazzi. Dai, non è ancora finita amici, forza forza forza. Ultimo foglio della prima linea. Qui ragazzi sarà facile perché è molto divertente e facile allo stesso tempo. Questa è la parte comedy. Cosa intendo con parte comedy? Che dopo l'unico serio, che sarebbe questo qui, che si chiama Fate Type Red Line, che tra l'altro è un manga fatto pure bene, ci sono dei disegni belli ignoranti, e dopo Fate Red Line inizia quello che sono il filone comedy, che però ha un po' di lore dentro. E il filone comedy si apre con incredibile Fate Zero Ainsworth Classroom, che erano delle mini clip comedy dentro Fate Zero, per poi passare a Today Emilia Menu. Che cos'è Today Emilia Menu? È il protagonista di Fate Night insieme a tutti gli altri che cucinano con i servant. Sono scenette molto kawaii, pucciose, incredibili, ci fanno i meme e andiamo avanti. E da qua ragazzi miei inizia il delirio, perché tutte queste opere qui che hanno a che fare con Fate Unlimited Code, che tra l'altro è un gioco fighissimo che riuscì a giocare, non hanno mai fatto la remaster, mannaggia loro. Tutti i Fate Tiger Colossus sono giochi che rimangono un po' nella loro piccola zona sus, non hanno chicche di lore incredibili, però ne parleremo, incredibile. Poi abbiamo Fate School Life, quindi roba Slice of Life, impara a disegnare con FGO, insomma cose incredibili. E poi qua piano piano andiamo verso il filone dei pesci d'aprile, come vi dicevo poco fa, e quindi sempre roba comedy. Però perché questa roba comedy è importante? Adesso ci arriveremo. Tutto quanto alla fine sfocia in Carnival Phantasm. Che cos'è Carnival Phantasm? Questo è proprio per gli appassionati. Carnival Phantasm erano questa miniserie che univa diverse opere del naso, nello specifico Fate Stay Night, un po' di Fate Zero, qualcosina di qualcos'altro e Tsukime, in piccole scenette comedy che hanno regalato meme incredibili della community, per chi le sa. E la cosa divertente di Carnival Phantasm è che hanno fatto una versione di Fate Grand Order con i servant di Fate Grand Order chiamato Fate Grand Carnival, e parleremo anche di quello ragazzi, che tra l'altro gli episodi erano pure divertenti. Tutto questo che vi ho appena detto ragazzi si collega al foglio accanto a questo qui, che sempre ha a che fare con la parte comedy, che sfocerà in un qualcosa di assurdo, perché è incredibile. È molto difficile ragazzi parlarvi di tutto questo cercando di dirvi il minimo necessario ragazzi, fidatevi, è molto difficile. Una cosa che vi ho omesso da questo lato comedy, che però alla fine della fiera ha più lore che mai, è il fatto che vengono introdotte i Neko. Cosa sono i Neko? I Neko sono la versione Neko di personaggi di Tsukiji e non. Questi Neko sono coloro che sono, come dire, gli showman della maggior parte dei programmi comedy di questa parte che vi sto raccontando. Tipo in Carnival Phantasm tutto si ambienta in un bar, e questo bar ci sono questi gattini che raccontano le storie. State tranquilli, è tutto facile ragazzi, fidatevi, è tutto semplice. E qui continua la parte comedy incredibile con tutta la roba di Fate Grand Order, che ovviamente ha fatto comedy anche loro incredibile. Tutto questo si collega ai Fate April Fool, che sono i pesci d'aprile, che poi ovviamente ogni anno vengono fatti e ovviamente diventano canon perché sono parte del Nasuers. Ora ragazzi, volendo potrei scendere per di qua, ma per facilitarvi, guarda quanto sono buono, invece di scendere da qua a qua, torniamo a Fate Night, giriamo da questa parte e prendiamo questo foglio qua. Questo foglio qua ragazzi parla della seconda parte che faremo nel Nasuers, probabilmente ci arriveremo tra 10 anni se tutto prosegue secondo i miei piani, cioè la parte collegata a Tsukime. Che cos'è Tsukime? Tsukime è il lavorone più importante che Nasu ha fatto nella sua carriera dopo Fate Stay Night. Se Fate Stay Night mette tutti i principi di quello che ha a che fare con il mondo magico, cuore del Sacro Graal, bla 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 bla, Tsukime è la sua controparte, nonché il rivale storico, perché i fan di Tsukime non potevano vedere quelli di Fate Night e quelli di Fate Stay Night un po' di Tsukime. Lui è il capostipite di tutta quella parte che ha a che fare con vampiri, chiesa, dead apostolo, entità sus, spiriti incredibili, e ovviamente di Tsukime, che tra l'altro è uscito anche il remake diviso in due parti, deve uscire la parte 2, ci sta tanta roba. Parleremo di Tsukime, tantissima roba, e di tutti i suoi spin-off che si chiamano i Melting Blood. Cosa sono i Melting Blood? Sono tutti giochi di combattimenti incredibili tipo Street Fighter, con chicche di lore, ognuno ha i personaggi unici e ne
ne parleremo incredibile. E come vedete, tutto quanto gira e rigira, finisce ovviamente con il remake di Tsugime, che aggiunge cose nuove, tanto per rendere tutto quanto più complicato, la storia di Tsugime in remake dovrebbe essere diversa da Tsugime normale. E allora io ti chiedo, per quale motivo hai fatto il remake di un qualcosa se poi cambi le cose? Non ha senso, infatti cercheremo di capire anche questo. Poi, da qui saliamo, e qui oltre appunto a altre piccole opere secondarie, tra cui Tsuki no Sango, che credo di conoscere forse io e l'autore, andiamo in qualche altra cosa di veramente magico e maestoso, cioè il meraviglioso mondo di Kara no Kyokai. Oh mamma mia, è questa serie di film che trattano proprio della tematica spiritica. Sus, ne parleremo incredibile, qui vengono introdotti concetti come Mystic Eye, sai, no, questi occhietti sus che ti permettono di essere praticamente una roba assurda, e tante altre robe incredibili, tra cui entità che non hanno veramente senso. Qui sali, oltre a averci appunto DDD, che è un'opera sconosciuta, hai anche Maotsuka no Yoru, di cui il gioco è incredibile, lo giocai ai tempi d'oro, era meraviglioso. Devono fare il film e dovrebbero fare anche un remake del gioco, ragazzi, mamma mia la roba. Poi qui sali e ti ricolleghi ai Neko Arc, che vi dicevo poco fa, cioè il lato comedy incredibile. Scendendo qui sotto, nell'ultimo foglio che vi avevo detto poco fa, c'è la striscia che parla appunto di tutti i giochi fatti durante il pesce d'aprile e tutte queste altre cose spicy, e qui ci sono un sacco di seriette sus di cui parleremo, ma che non hanno effettivamente un collegamento normalmente nel naso, ma io che sono una persona sus e adepto del King ho trovato un collegamento anche a quello, tanto delirio di godo pazzesco assurdo. Ultimi fogli, ragazzi, parleremo velocissimamente di che cos'è Fate Grand Order. Fate Grand Order è questo gioco mobile uscito credo nel 2015, che sono riuscito a giocare per un po' tramite server sus, quando però ho visto che probabilmente avrei iniziato a spenderci troppi soldi, meno male che non ce l'ho spesi, ho detto, sai che ti dico, lascio il gioco e lo seguo da esterno, così non devo avere la tentazione di spendere soldi incredibili, perché sapete i gacha come funziona, ragazzi, per me il gacha di Fate Grand Order, capite che mi avrebbe messo sotto un ponte a barboneggiare, e ho evitato questa fine. Ovviamente parleremo di come ci si collega a Fate Grand Order, quello che è l'antipasto pre-Fate Grand Order. Per complicare le cose, mi pare nel 2017, credo qualche anno dopo, hanno fatto Fate Grand Order Arcade. È collegato circa, però ci sono cose diverse alternative, perché devono fare i soldi negli arcade, e quindi ci sono differenze fra la storia di Fate Grand Order mobile e la storia di Fate Grand Order arcade. E ovviamente la storia di Fate Grand Order si può riassumere in tre parti fondamentali che sono uscite durante gli anni. La prima parte di Fate Grand Order, come potete vedere, si divide in una marea di singolarità, cioè problemi nel passato, e il nostro protagonista deve andare nel passato a risolvere il problema. Ognuno ha i suoi cazzi, come si può ben vedere. Di questi ci sono molti anime e molti anime film, tipo Babilonia c'è l'anime, c'è il film della parte di Camelot, c'è la parte della singolarità finale al film, e alcune non l'hanno mai animate perché sono persone cattive. Dopo questo c'è la parte intermedia, che sarebbero le singolarità 1.5, cioè le singolarità intermezzo, prima del delirio di onnipotenza che è Lost Belt. Lost Belt, vedete, qui devo aggiornarlo con il fatto che Lost Belt 7 è uscita, e qui ragazzi è il delirio, perché tutta la roba che io vi ho raccontato fino adesso si collega perfettamente, perché qui hai parti di Kara no Kyokai, hai Tsukime, hai Fate Night, tutto quanto si collega a Fate Grand Order, ragazzi. E il finale con Lost Belt 7 apre volendo a tutta un'altra parte, che non si sa se esisterà Fate Grand Order 2, se Kinoko Nasu ha voglia e soprattutto ha la salute di continuare a scrivere, ragazzi, perché tipo i copioni di questa roba erano una quantità di pagine che non ha senso. E l'ultimo foglio è che tutto quanto questo, ragazzi miei, si ricollega al foglio che vi avevo detto che vi avrei letto alla fine, che sono queste righette sotto che hanno a che fare proprio con una roba che si chiamava Notes, e nello specifico Angel Voice, incredibile. E ovviamente Notes, paradossalmente, che è la prima cosa fatta da Kinoko Nasu, diventa la prima all'ultima, creando un alfa e omega che si collegano contemporaneamente, ragazzi, perché certe cose di Lost Belt 7 si collegano a Notes, perché Notes è come se fosse l'astrazione massima. E con questo, ragazzi, si conclude questo video incredibile. Quanto sarà venuto secondo voi lungo questo video? Io dico intorno ai 45 minuti. Considerate che vi ho salvato perché ho messo a nanna il King. Mamma mia il lavoro che ci sarà dietro a questi episodi, ragazzi, ve lo dico, ne uscirà uno ogni paio di mesi, quindi per quando arriveremo a Fate Grand Order sarò vecchio probabilmente. Il motivo per il quale io ero molto restio a fare la serie del nonno e la serie del King è perché sono serie che poi mi ci metto tanto, e però io voglio dare lo stesso amore a tutto quello che porto sul canale, ragazzi. Quindi cercherò di rimanere con un episodio di tutte queste serie, quindi anti-show
serie del King, serie del nonno, almeno un episodio ogni mese e mezzo. Io vi ringrazio, noi ci vediamo probabilmente, ve lo dico subito, la settimana in cui vedrete questo video uscirà questo video e video del nonno. La settimana dopo uscirà il video dell'anniversario e una sorpresa per gli appassionati di questo canale incredibile. Non vi dico che cos'è, che cosa con voi, e ci vediamo nel primo episodio della serie del King, dove parleremo di Face the Night. Alla prossima!